sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. L'ecco di scena a Novara alla Silvio Piola contro una formazione, quella di casa dei piemontesi, reduce da 12 punti nelle 9 giornate di ritorno. L'ecco ne ha infilati 21, la formazione più in forma del campionato, insieme alla Provercelli. L'ecco riduce dallo splendido successo in rimonta 2-1 sul Renate. Novara che vuole provare a rendere difficile la vita agli uomini di Gaetano D'Agostino, in campo con il tridente pesante, con Jokolan e Magni a supporto di Riccardo Capogna. Un buon inizio di gara per i padroni di casa che battono l'angolo con Schiavi. La palla a sinistra buttata dentro e prova la girata Vincente Migliorini. E dopo 5 minuti scarsi il Novara già avanti. Migliorini la semisforbiciata con il mancino cadendo spalle alla porta. Realizza il bellissimo gol del vantaggio. 1-0 Novara dopo 5 minuti. La rete di Migliorini che realizza davvero un gol di splendida fattura. Rivediamo. Marcatura però un po' molle di Kautz che permette a Migliorini di girarsi. Poi una deviazione però dello stesso Kautz che spiazza Pissardo. 1-0. L'ecco prova subito a reagire dall'altra parte con Paolo Azzi. La palla per Jokolano che arriva a rimorchio, va sul fondo con l'esterno. Non ci sono problemi per Ivan Lanni. Ancora Novara alla sesto. Jokolano non riesce a fermare il pallone, allora Corsinelli. Il pallone per Schiavi che prova la conclusione. Bassa, Pissardo si distende, la blocca senza troppi problemi. Dall'altra parte l'ecco comunque una buona reazione nella fase centrale del primo tempo. Magni si defila a sinistra. Dentro un bel cross, ci prova Riccardo Capogna che però da posizione molto lontana rispetto alla porta di Lanni non riesce a dare forza. Jokolano, uno schema su punizione, Magni prova la sforbiciata, finisce a terra un giocatore del Novara. Dentro il pallone per Capogna che se la ritrova lì, prova in un primo momento, poi in un secondo. E prima Schiavi e poi Lanni negano la gioia del gol a Riccardo Capogna. Forse qui manca un pizzico di cattiveria per buttarla dentro al centravanti romano. 46 in pieno recupero, anzi oltre, si gira e realizza uno splendido gol il Novara ed è 2-0 con Zunno che effettua una giocata di grandissima scuola, lui che è un classe 2001, giovanissimo, a prendersi l'abbraccio dei compagni dello staff in panchina. Rivediamo. È un 3 contro 3, Zunno fa tutto da solo, Bolzoni non riesce a chiuderlo, allora Zunno gira a volta per avere il calcio sul destro con l'interno, sul palo lontano, non può nulla Pissardo nella ripresa. Seliak spostato a destra, esce Masini ed entra Marzorati nell'ecco. Seliak mette subito un bel traversone ma non può arrivarci nessuno, ci arriva soltanto in un secondo momento Magni che però cerca una difficile bicicletta. 49, ancora il Novara con Colombini. Poi la palla è per il numero 18, Zunno ancora che cerca una grandissima giocata, davvero tirano dalla media lunga distanza i giocatori del Novara con grande facilità. L'ecco dall'altra parte, Zeliak ancora, molto cercato dai compagni sulla destra, poi Paolo Azzi ha la palla sul mancino, prova a piazzarla alzando con il piattone sul palo lontano alla destra di Lanni, ma difficile l'esecuzione, ci prova però Azzi tra i più vivi dell'ecco. Dall'altra parte, attenzione perché la giocata è splendida, il numero 11, Giuseppe Panico. Pissardo non è sicurissimo qui, ma mette sopra la traversa. L'ecco rischia tantissimo su queste ripartenze, qui è un 1 contro 4 di Panico, che però entra in area. La conclusione, murata una prima volta da Malgrati con la schiena e poi sul palo stretto. Panico infila il gol che condanna l'ecco al 63esimo. 3-0, davvero risultato pesantissimo, ma l'ecco che nella ripresa non c'è e non è in grado di provare a ribaltare il punteggio, quantomeno cercare di rimettere in parità sui binari dell'equilibrio la partita. L'ecco non riesce a costruire occasioni, allora il Novara lo castiga, ancora l'1 contro 1, vinto qui da Panico.
In netta difficoltà la retroguardia, Mazzorati soffre, Malgrati in un primo momento la ribatte con la schiena, poi non può nulla Pissardo. Dall'altra parte Capogna, Iocolano difende il pallone, costretto però ad allargarsi, chiamato fuori. Allora lo scarico su Paolo Azzi, ancora con il mancino Azzi! Un'altra conclusione del numero 7, italo-brasiliano, che non va lontana dall'incrocio dei pali. Il Novara però ogni volta che sale crea pericoli alla porta di Pissardo. Ancora la bella giocata con il pallone fuori di poco di Cisco, entrato dalla panchina. 95esimo, finisce qui la partita del Silvio Piola perché il Novara riesce a portare a casa una vittoria pesantissima, 3-0 contro la squadra più in forma del campionato, risultato che pochi si aspettavano ma assolutamente meritata da parte dei piemontesi. Per il Lecco una battuta a vuoto.